La nostra volontà, come sapete, noi abbiamo un taglio netto dei costi della politica partendo da noi stessi. In questa volontà, nei 2 mesi passati, nei 2 mesi e mezzo passati di marzo aprile maggio, abbiamo fatto un taglio di circa 1.500.000 euro, che è confluito all'interno di un fondo per l'abbattimento del debito pubblico. Noi abbiamo fatto una richiesta, perché la nostra volontà è di poter mettere questo taglio volontario dei nostri stipendi all'interno di un fondo per le piccole e medie imprese. Questa è la nostra volontà. Voi sapete che ad agosto il decreto del fare al Senato è passato il nostro emendamento per la creazione di un fondo, vediamo appunto qui, che è il fondo per il finanziamento e il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese con contributi volontari. In gazzetta ufficiale era il 20 agosto, è scaduto il 19 novembre, abbiamo più volte fatto richieste di poter aprirlo con un decreto attuativo e oggi noi vogliamo, questa è la nostra volontà, noi siamo soltanto cittadini, oltre che parlamentari, poter avere questa possibilità di avere l'effettività del decreto attuativo e della sua volontà. Non sono qui per questo motivo. Noi vogliamo mettere i nostri soldi, che sono 2 milioni e mezzo in questi 5 mesi, a servizio delle piccole e medie imprese, per dare ossigeno e respiro e la possibilità che possano essere usati per il bene del nostro paese. Quindi noi siamo qui per questo motivo, vogliamo capire da voi se c'è la possibilità della questa apertura. Non chiediamo altro che venga attuata la legge. Io anche a nome del ministro, che ho sentito prima di incontrarvi, e anche del presidente del consiglio, mi ha chiamato per altra ragione, ovviamente noi intendiamo che la vostra richiesta sia giusta, condivisibile e doveroso da parte nostra fornire una risposta. Il termine è vero, per l'adozione del decreto è scaduto il 19 novembre, il decreto lo potremo fare anche in tempi brevi, ovviamente noi le scadenze sono centinaia. Questo però era un decreto che si doveva fare, perché anche non sfugge a nessuno la rilevanza anche politica e sociale del vostro gesto, soprattutto in questa parte della vita del paese dove c'è una grandissima e comprensibile sensibilità verso il tema dei costi della politica. Questo. Però noi, mentre vi aspettavamo, abbiamo anche visto che ci può essere una soluzione immediata a questo problema. Già c'è la possibilità di versare sul conto del MEF, su un capitolo particolare già istituito, entrate eventuali diverse del MEF, indicando la causale attraverso un semplice bonifico bancario, dove la causale sarà l'articolo 1,5 ter del decreto legge 69 del 2013. A quel punto il MEF sarà tenuto a versare tutto l'incasso a favore delle piccole e medie imprese, e io direi possono essere dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che è lo strumento privilegiato per fornire credito, che tra l'altro ha l'attenzione adesso del Parlamento alla sua rifinanziamento, alla sua migliore articolazione con la legge di stabilità. Quindi noi siamo in grado di soddisfare, diciamo, immediatamente la vostra richiesta. Come talvolta capita, forse volentieri il decreto non è neanche strettamente necessario, lo potremmo fare, ma per noi è importante dare una risposta immediata, ovviamente, se voi condividete questa possibilità. Sarà rispettata ovviamente la finalità della legge in modo rigoroso, questo è super importante. È chiaro che questa vostra possibilità è una possibilità importante che ci date, di cui vi ringraziamo, ma noi vorremmo avere questo nostro fondo. Se fosse possibile avere questo fondo, dove poter mettere questi soldi. Noi abbiamo fatto, ci pare anche normale che sia questa una richiesta concreta. Abbiamo chiesto ancora il 5 di agosto, sono passati 3 mesi, 90 giorni, sono scaduti, più volte abbiamo chiesto, noi vogliamo avere questo fondo, per cui noi vogliamo avere la possibilità di mettere i nostri soldi in questo fondo di garanzia che è appunto portato dal nostro emendamento. Dal punto di vista tecnico, cosa ci vorrebbe fare questo decreto? No, però una cosa, le vostre risorse affluirebbero al fondo che vi dico, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, che è già istituito, non ci sarebbe un fondo ad hoc, anche perché quindi noi rispetteremo pienamente il dettato della legge, le modalità, solo che siccome ci sono già delle modalità di cui potete già fruire,
in effetti può essere esattamente, ripeto, destinata a quel fondo che prevede la legge per la microimprenditorialità. Poi cosa ti importa non poter fare questo fondo nostro invece? No, ma quello che vedo non c'è un fondo vostro, c'è il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in cui confluiscono anche le vostre risorse. Che il fondo è quello, anche perché dal punto di vista tecnico la legge dice questo, quindi per essere destinato ai sensi e alle modalità di, quindi è come se quelle risorse, una volta che è accertata la destinazione, entrano in questo fondo che quello che già c'è destinato alle microimprenditorialità, e qui c'è un riferimento normativo, ovviamente questa finalità verrà rispettata. Quello che si può fare in via amministrativa è una sezione del fondo, ma questo la legge non lo dice, ma lo faremo noi ovviamente per rispettare la destinazione. Questo è. Quali sono i tempi che ci vogliono? Il tempo, il versamento, ripeto, lo potete fare oggi pomeriggio. Per fare la sezione, se in via amministrativa è immediata, una volta che affluiscono le risorse con la destinazione, questo lo. E poi potremmo col regolamento, col decreto, lasciare anche traccia di questo percorso, che comunque, ripeto, è già. Invece il nostro iter, per quale motivo? Ancora non ho capito le motivazioni che ci devono spingere a quella possibilità. Cioè, no, ma si è svolto la possibilità di poter lavorare su quello che noi volevamo inizialmente. Decreto. È un decreto del ministro che specifica queste modalità. E non possiamo, lo faremo nelle more, però sicuramente è previsto dalla legge, si può fare. Quello si può fare. Quali sono i tempi per fare questo decreto? Che ci dà la possibilità semplicemente di rispettare la vostra volontà. Il decreto, se i tempi sono brevi, potranno avere, non so, 20 giorni, faranno anche di meno probabilmente. Se noi se un decreto poi mi sembra un decreto del ministro, 10 giorni. Che 10 giorni? E non è insomma adesso. Ma ripeto, capiamo la perfetta volontà sua e capiamo perfettamente questa cosa qui, però a noi interessa riuscire ad avere quello che abbiamo chiesto, quell'emendamento, e quindi se le tempistiche sono, parliamo di 10 giorni, chiaramente il ministro quindi può dare il via subito, immagino già da oggi, poter arrivare a questa conclusione. Quindi noi vorremmo che voi possiate dare la possibilità di gestire questa cosa a noi, insomma. Non abbiamo difficoltà, io dicevo solo per accelerare il vostro obiettivo, ma noi non abbiamo difficoltà a fare questo documento, noi non facciamo valere la nostra legislazione. Il documento è, in ogni caso, se noi chiaramente per poter parlare chiaro, perché noi facciamo così, noi vorremmo la possibilità di avere il decreto attuativo e di avere la convalida per quello che è essere l'iter che abbiamo chiesto ad inizio agosto. In questo noi oggi abbiamo fatto appunto anche una penna e quello che era il nostro testo. Se vogliamo appunto avere la firma del ministro Saccomanni, per il quale noi in questa maniera andiamo a togliere il presidio, insomma, ecco. Volevamo avere la certezza con la sua firma per quanto riguarda la possibilità, come avete detto in questo momento, di procedere con i decreti attuativi. Il ministro è all'estero, quindi ovviamente non può firmare per causa di forza maggiore, però le assicuro che il decreto lo potremmo fare lì, se voi magari lo conoscete, insomma, l'atto della firma, insomma. Quando è che prende l'anissimo? Il ministro torna domani, dopodomani. Siamo disposti ad aspettare tranquillamente. Continuare il presidio. Sì, sì, noi abbiamo questa intenzione perché. Noi chiediamo la firma del ministro Saccomanni. Se lui appena è possibile che torna, noi saliamo un'altra volta e noi saliamo un'altra volta ancora e quindi vogliamo questa cosa. Capiamo perfettamente già che c'è un percorso, un sentiero che può essere ben definito, capiamo la buona volontà di essere in questo tavolo. Siamo già pronti a aspettare, per cui vi ringraziamo e aspettiamo appunto il ministro che arriverà praticamente, mi ha detto, non venerdì. E poi i tempi sono quei 10 giorni. Forse arriva anche di accelerare. Nel momento in cui lui torna abbiamo la possibilità.
prima su questo nostro pezzo di carta, quasi diverso. Ma è lo schema di decreto? Lo schema di decreto, ma questo ce lo potete dare e lo valutiamo, ovviamente il decreto è predisposto dagli uffici, ma possiamo tener conto volentieri delle vostre indicazioni. Quindi credo che sia veramente possibile. D'accordo. Noi facciamo appunto una cosa, certo, possiamo fare. Allora, grazie, vi ringraziamo. Scusi, si può presentare con il nome, con il nome e cognome, scusi. Luigi Casero. Luigi Casero. Sì, no, questi sono solo tutti i conti che dovrei fare capito nelle varie province, questo è schematicamente riassunto, questo è l'articolo che conoscete bene, inutile che ve lo do. Ancora per la possibilità di azione. E poi vi. Però ci dovete lasciare i vostri ragazzi, vi devo sentire un biglietto. Sì. Uffici. Scusi, si può presentare con il suo nome e cognome, per favore? Daniele Capras, sono il capo di gabinetto del ministro. No, non c'è un taglio di famiglia. Allora, subito. Io li finisco sempre, oggi stranamente. Anche io li finisco sempre. Scusi, l'altro signore che era con voi? Sono la io. Ok, poi lascio subito su questa maniera. Va bene, allora, hai lasciato un recapito? Subito, subito, dal mio cellulare, se vuoi, pezzo di carta, perché l'ho finito.